Ragazzuoli cari, bentornati ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui insieme per rispondere a delle domande, visto che i fuck non li faccio mai e oggi ne torna un altro. Prima di iniziare vi ricordo che qui sotto ci sono dei link dove potete seguirmi, bla bla bla, e in più ho aperto il nuovo account Instagram, lo trovate sempre nei link in descrizione, perché purtroppo il mio non si aggiornava, quindi ho chiuso quello vecchio e mi rosica un po' perché ero sui 1100 follower. Vabbè, mo ce ne sono di meno perché io e tutta la gente da abbandonare andà sull'altro. Insomma, l'ho raggiunti da poco e mo mi attacco alle scatole. Detto questo, niente, iniziamo subito con le domande. Non vi mostrerò tutto qui perché voglio rispondere a più domande possibili. E siccome voglio pubblicarlo prima possibile, visto che devo andare pure a fare lo scaricatore di legna, non sto scherzando, e ci vuole un bel po' a montarlo e quindi andrò diretto con le domande e vi nominerò comunque. Però cerco di farne il più possibile, infatti vi ho lasciato sto post in community. Bene, iniziamo. Michele Pedroni chiede, fuck, secondo te Ikurer utilizzerà mai la sua forza al 100%? Non può farlo. Potrebbe esplodere l'intero multiverso. Salvius chiede, qual è secondo te il miglior fan manga mai creato? Mi saluti? Non so di cosa parli, ma se stai parlando di Dragon Ball, e credo di sì, intanto vi saluto Salvius, Dragon Ball Multiverse. Vari169 chiede, qual è il tuo videogioco horror che ti ha fatto più spaventare? Se puoi mi saluti? Sì. Innanzitutto ciao Vari, e più spaventare, guarda, l'unico che ho finito perché io, regà, mi sono sempre cacato in mano, e da piccolo, cioè, se dobbiamo prendere da piccolo, vi direi Resident Evil Nemesis per PlayStation 1, ma adesso, cioè, quello che proprio non mi ha fatto neanche dormire, perché per me almeno è stato un horror più psicologico, inizialmente Outlast, poi quando lo giocai io non ero un ventenne, diciamo. Momo chiede, Croma, cosa ne pensi dell'omosessualità? Non mi fa né caldo né freddo, onestamente. Un ragazzo sul tubo dice, sei pugliese? No. Sono romano, regà, se non si sente più di così che devo fare? Supergame X2 mi domanda, quando hai visto per la prima volta le trasformazioni di Super, che hai pensato subito? Ad esempio, ho visto il God la prima volta, ho pensato tutte queste animazioni fighe e se ne escono con Goku con la tinta rossa. A me all'inizio il God stava sul cazzo, adesso piace, ma io proprio lo odiavo a morte il God. Però comunque sia, cioè devi pensare un po' su, adesso mi piace un sacco invece il Super Saiyan God. Soprattutto il dettaglio che mi ha stupito di più è l'aura, che sembra proprio infuocata. E poi anche la caratterizzazione riguardo il fatto che recupera più velocemente la stamina, ecco. BSV09 chiede, secondo te meglio Xenoverse 2 muoia per far spazio a un terzo capitolo che continui ad essere aggiornato? Meglio che muoia, sarò onesto, meglio che muoia e facciano un nuovo Xenoverse 3. Però ovviamente non mi dispiacciono i DLC nel mentre. Poi, Riccardo Rossi successivamente, ma perché non mostri gli iscritti? Se questa domanda ti dà fastidio o l'hai già detto e sono io che non lo sapevo, scusami. No, no, non mi dà fastidio, semplicemente aspetto i 54.000 perché il 54 è un numero importante per me. Lo potete trovare da qualsiasi parte, anche sulla mail commerciale per farvi capire. Zama sullo DioTuber chiede, se potessi fare un gioco su un anime poco sfruttato, in questi termini, che anime sceglieresti? E che genere di gioco creeresti e di che genere? Io farei un picchiaduro su Hunter x Hunter. Allora, a me è piaciuto tantissimo L.A. Noire e poi, visto che il mio anime preferito è Detective Conan, farei un gioco su Detective Conan, Luar 1.0, come ti chiami realmente, Marco? Andrò il più veloce possibile così potrò rispondere a più domande. Jason vs Alien, qual è stato il film horror che ti ha fatto più cagare sotto? Qua ci devo pensare. Allora, ero indeciso tra Saw 1, a me fece spaventare troppo il fatto che lui veniva con la maschera da cavallo e fotteva la gente, vabbè, e la rubava. Però mi ha fatto più paura L'Esorcista perché, se voi ci pensate, è più un horror che riguarda magia nera, psicologico, e è tra il verosimile, ok? E non credete a chi dice L'Esorcista non mi ha fatto paura, regà, non l'ha mai visto, fidatevi, perché quello è un film horror vecchissimo e tuttora fa le scarpe alla maggior parte dei film horror che escono. Se l'hanno visto e non gli ha fatto paura, probabilmente non l'hanno visto come l'ho visto io. Nel senso, sotto le coperte, alle 3 di notte, con le cuffiette. Il vostro figherrimo Cogeta se ne esce con fuck, zio, c'è mai stata un'occasione in cui hai seriamente pensato di chiudere il canale? Quando volevo aprire un negozio di videogiochi, avrei voluto aprire il negozio e chiudere il canale. Non me ne sarebbe fregato niente, però onestamente non mi cambia nulla. XXGabboXX chiede, fuck, quali nemici del film di Dragon Ball vorresti che fossero resi canonici come Broly? Comunque sei un grande, continua così, grazie dei complimenti. Ti dico che Tarless, Janemba e Bojack poi è fighissimo. Davide D dice, quando il videogame di My Hero Academia uscirà, farà mai la storia? Sì, se la risposta è no, puoi fare in delle live? No, beh, l'avrei comunque fatta, cioè,
Sei mio youtuber preferito, da quando mi sono iscritto ho visto i tuoi video, continua così, sei un grande. Io ti ringrazio veramente e passiamo alla prossima domanda. Però grazie comunque tante per i complimenti. Moicano musicista, ma Chroma Omnigod dov'è finito? È morto in Dragon Ball Prime 1 e poi c'è stato nei pensieri e basta. Ovviamente del Chroma di Prime 2. Fuck, che fine ha fatto la Riddlescraft? La Riddlescraft è finita perché purtroppo abbiamo modi di organizzarci con il culo, ma non do la colpa agli altri. A me medesimo la do perché c'ho sempre tempo impegnato, ecco. Tommaso Gelfi chiede, perché Chroma? Forse lo hai già detto, ma io non lo so. Sì, l'ho già detto. Su Warframe, ecco, c'è un Warframe chiamato Chroma che è uno di quelli che utilizzavo di più. Adesso, se vi interessa, uso di più Frost Prime e niente, tutto qui. Tommaso Giornazzi, qual è la tua saga preferita di Super? La mia è quella del Torneo del Potere e la seconda quella di Black. Boh, non so che dirvi, raga. Non ce n'ho una preferita in particolare, però se proprio devo dire... quella del... The Black, dai. Qual è il tuo personaggio preferito di Dragon Ball e le sue trasformazioni? Domanda di Asterif. Baby Vegeta, forse, per le trasformazioni, perché mi piace proprio in tutte le forme. Se me ne chiedi uno in particolare, rimane Goku di quarto livello. Savi2902 chiede, come mi immagino uno Xenoverse 3? Innanzitutto me lo immagino con una storia figa come quella di, appunto, tempo fa. Sicuramente Fu prenderà il posto di Mira e Towa, ci saranno i personaggi di Dragon Ball Heroes come DLC, e in più ci saranno tutti gli altri di Xenoverse 2 con gli scorsi DLC. Ovviamente metteranno delle mosse migliori, ancora più fedeli all'anime, come già hanno fatto. Prenderanno spunto anche dai modder, perché alcuni, da quanto so, sono anche in contatto con la Bandai. Quale gioco di Dragon Ball preferisci e qual è il tuo drago malvagio preferito? Vi direi Budokai Tenkaichi 2, non il 3 ma il 2, perché la storia era molto più bella a parer mio. Io lo so, raga, mi baso più sulla storia che su altro nei videogiochi. Poi, il drago malvagio, San Sharon, perché è un vero figlio di puttana, cioè... Prima cieca Goku, poi cerca di ammazzarlo così, però viene ucciso. Escremento Pischiacchia 2.0, hai in mente qualcosa per lo speciale dei 100.000 iscritti? No, perché non so manco se ci arrivo. Lelouch chiede, fuck, secondo te Toriyama farà contenti i fan di Gogeta mettendo il canonico nel film con Broly? Io continuo a incrociare le dita a sperarlo, regà, ma credo che non lo farà. Fuck, se potessi inventare tre nuove trasformazioni per Dragon Ball, quale sceglieresti? Allora, il Super Saiyan God, quello perfetto. Il Super Saiyan 4 Ultra Instinct Omen, però... Capito? È figo così com'è. E poi aggiungerei anche il Super Saiyan 5. Fuck, fai una classifica al momento dei 5 anime più belli a parer tuo. Allora, primo posto Detective Conan, secondo posto My Hero Academia, terzo posto Ultimate Muscle, quarto posto Zatch Bell, quinto posto i Digimon. Black Master chiede, secondo te è meglio l'anime o il manga di Dragon Ball Super? Manga. Jirex30 chiede, preferisci di più la scena in cui Goku si trasforma in Super Saiyan 4, 1 o Master Edui? Beh, è Super Saiyan, raga, non c'è storia. Fuck, come immagineresti uno Xeno Chroma? Non lo immagino. Hai mai pensato di chiudere il canale? Sì, ve lo ripeto. Gabriele, ti piace il mondo dell'informatica? Esempio, come è fatto un computer? No. Preferisco i telefoni, uccidetemi. Francesco Morieri chiede, Mates, me la godo o Illuminati Crew? Mates tutta la vita. No, mai, mai, me la godo, raga, me la godo. E il D6 chiede, fuck, perché ogni volta che fai un errore ti autovalorizzi come figlio di puttana? Perché lo sono. Izzo Mario Giulio chiede, secondo te se metti Broly con Kale i due avranno una cotta oppure si attaccheranno dato che si trasformano in Super Saiyan leggendario? Non lo so e non ci tengo a saperlo. Noctis di Dragon Ball Prime chiede, ciao Chroma, sei un grande, grazie. Cos'è? Questa è una domanda un po' scomoda. Cos'è per te l'odio? Un ammasso di deficienti. Io non ho mai odiato una persona in particolare. O meglio, magari può succedere che sono stato incazzato con una persona per 3 mesi e non sto scherzando. Però poi si è chiarito e basta. Però in sostanza non ho mai odiato nessuno, quindi non te so di. Cioè, mi deve succedere veramente qualcosa di brutto. Qual è il tuo animale preferito? Chiede Renin the Gamer, il cane, come domestico ovviamente, come selvaggio lo squalo. Rowlight the Splatter, fuck, perché non fai video che durano tanto, perlomeno 10 minuti, se puoi salutami please. Perché inizierò a fare 10 minuti quando ho intenzione di fare i soldi e inizia a lucrare sulle minchiate e allungare i discorsi cercando di parlare piano. Mo non so se questo esce 10 minuti, però effettivamente sto rispondendo a un boato di domande. La bestia nera chiede, non ti dispiace che My Hero Academia faccia poca visual? A me personalmente mi dà fastidio. Non ci posso fare assolutamente niente, perché se la gente è fossilizzata su un anime e non vuole scoprire gli altri,
non è colpa mia, cioè non sto neanche dando la colpa alla gente, però è normale, magari, che cavolo ne so, magari non c'hanno tempo, c'hanno paura che non gli possa piacere, quindi quel tempo che poco che trovano l'abbiano buttato. Ma secondo me è bello lanciarsi a vedere un altro anime per il semplice fatto che rimanere sempre a vedere la stessa cosa, sta lì, oddio, The Dragon Ball, hanno detto questo oggi, hanno detto quest'altro, come vedete a me non è neanche tra i primi 10 che preferisco. Mi piace, sì, ovviamente mi piace Dragon Ball, però onestamente... dopo un po' caga il cazzo. Fuck, vedremo mai Muten in uno speciale? Se lui vuole venire qui dalla Padania, tranquillamente. Cioè, raga, sto a fa visualizzare altri commenti. Il problema è che le domande sono veramente tante altre. Fare figli o ti sposerai? No, non farò nessuno dei due. Convivo, poi quando mi rompo il cazzo, bene, perché ormai si divorziano tutti, raga. È brutto da dire, ma è così. Samuele Ferrari, hai mai letto Saint Seiya Next Dimension? Ho visto Lost Canvas. Hai mai letto Devilman? Ho visto degli OAV. Ho visto... sì, l'ho visto su Netflix. Molto bello, ragazzi. Cioè, le animazioni non sono bellissime, ma io credo che sia proprio lo stile, ed è quello a renderlo bello. E accentua molto di più, a parer mio, il sangue e lo splatter all'interno di quell'anime. Ma che fine ha fatto il tizio biondo che diventa Alchemy nella terza stagione di The Flash? Non lo so neanche io, è quello che non capisco. E dopo la domanda di Echo God arriva Gianfranco Official YouTube che chiede: fuck, fare una top sull'unicità di My Hero Academia e vi spoilerà il video. Sì, un saluto a Gianfranco. Sì, la farò martedì se ti può interessare. Domenico Borné: fuck, secondo te il Broly canonico sarà più forte di quello del vecchio film? È stato ufficializzato, quindi sì, cioè ovviamente quello del vecchio film con una scureggia del blu sarebbe morto. Matti17x, qual è il tuo personaggio preferito di Naruto? Il maestro Gai. Gigi, cosa ne pensi del fatto che hanno annunciato quello che avevi detto tu, ovvero il DLC di Fighters dove vi saranno disponibili Goku e Vegeta base e se si compra il suddetto DLC? No, non lo compro, però sono belli, mi piacciono veramente tanto. E bello, bello. Dragon Blast chiede: porterai la serie o qualche gameplay al nuovo gioco di My Hero Academia? Sì, l'ho già detto. Quanto è grande il potere di Ikurer? Se provassi anche solo a pensarlo, ecco, subisco danni. Son Ryan tutto sciallo. Fuck, bellissimo il nome. Fuck, Chroma, per un qualche speciale non potresti fare un raduno in una sessione di GTA Online per PS4 o su Xenoverse 2? Io vorrei farlo su Red Dead Redemption 2 mo che esce, tanto è un GTA nel Far West, raga, cioè è fatto anche dalla Rockstar. Pietro Taku Gamer chiede: fuck, anime più brutto mai visto? Allora, de merda ne ho vista tanta, come ho detto ieri su Instagram, direi Anappe e Bazooka, ma il problema è che se lo guardi in compagnia o se lo prendi come anime demenziale, fa veramente scassare dalle risate. Andrea Liberti: riporterai altre serie che continuino la storia di Dragon Ball Prime 2? Next Generation, raga, aspettate un mesetto. Animals 0525, quanti anime e manga hai visto o letto? Manga quasi un cazzo. Io, raga, purtroppo c'ho il brutto problema che anche solo per capire una vignetta devo star lì 3-4 ore, mentre una scena, bam, mi rimane impressa e ho fatto. Quindi anime... boh, credo su una quarantina, una cinquantina, non tanti, quindi. Infernal K chiede: quanti anni ho? Beh, me ne danno sempre 30, 28, 25, no, ce n'ho 19, wow! Damiano Benny ci chiede: fuck, meglio One Punch Man o Death Note? Sorvolo. Antonio Pacini: fuck, secondo te fare un nuovo film su Broly è perché hanno finito le idee? Mi saluti, Ikurer è fortissimo. Io lo vedo un po' come un remake fatto bene, cioè non un remake, un reboot. E secondo me ci sta, cambieranno qualcosa, spero. L'unica cosa che mi ha dato fastidio, proprio, a me è piaciuto tantissimo, 9.5 su 10. Quell'altro mezzo gliel'avrei dato al trailer se non avessi visto che Paragas controlla Broly con un bracciale. Basta! Non l'ho sopportata quella cosa. Devi e Fede, fai qualche altro lavoro al di fuori di YouTube? Dipende. Dipende dai tempi. Girovax Returns chiede: fuck, tette o culo? Non salutare Salvius. Mi dispiace, l'ho già fatto. Comunque vada per il culo. Zinne se rifanno, regà, dai. Basta, la domanda ormai è facilissima da girare, tutti vi risponderanno così. Fuck, hai mai pensato di giocare a Soft Air o farci qualche video sul canale? No, però ho giocato a Paintball e mi è piaciuto. Loki44, qual è il tuo youtuber preferito italiano? Se non ne hai uno italiano, diccelo straniero. No, ce l'ho italiano, MrMassi81. Quale personaggio ti piacerebbe vedere come DLC in Xenoverse 2? Praticamente il roster è pieno, regà, non saprei che dire, visto che i personaggi mi piacciono di più. Fondamentalmente ci stanno, però se proprio devo scegliere così, in assoluto vi direi Legic, che non c'entra assolutamente niente, fa schifo a tanti, però a me piace. Rappi Official, qual è secondo te lo youtuber italiano che merita? Croma, bella fra, sei troppo fresco. Grazie Rappi Official. Tutti The Riddles, regà, mettono un culo e un impegno nei video che voi non immaginate neanche.
Però se dovessi andare fuori dai The Riddles e tutti gli amici che conosco, vi direi in assoluto Mr. Massi 81, ripeto, che tra l'altro mi è appena comparso lì nelle iscrizioni. E niente, regà, credo di aver risposto a tantissime domande, non mi dilungo oltre perché veramente sarebbe assurdo. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non ancora fatto, non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. Noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video, ricordate che la curiosità intrattiene.